Ragazzi, piccola intro per ricordarvi che adesso ottobre, il 10 e 11 ottobre, il 17 e 18 ottobre partirà il mio corso di formazione Barber, quindi se siete interessati scrivetemi su Instagram perché i posti stanno finendo. Ragazzi, godetevi questo video perché è veramente una bomba. Un bacione e buon video. E ciao ragazzi, sono Gala. Finalmente sono riuscito a portarvi un video che volevo portare da tempo, anche perché oggi finalmente parleremo di libri. Come molti sapranno per chi mi segue su Instagram o altri social vari, si sa che leggo, comunque mi piace leggere, mi piace crescere, informarmi per diventare una persona migliore, un imprenditore migliore, un barbiere migliore. Comunque, credo che informarsi, continuare a leggere, studiare, credo sia fondamentale. E oggi infatti vi porto i miei 5 libri preferiti, 5 libri che mi sono serviti soprattutto per migliorare in questo settore, ovvero il barbiere. Quindi ragazzi, mi raccomando, guardate il video fino alla fine, lasciate mi piace, commenti, iscrivetevi, seguitemi su Instagram perché è fondamentale. Primo libro di cui voglio parlarvi è Come trattare gli altri e farseli amici. Questo libro è una lettura molto semplice, infatti oltre alla lettura può essere anche un ascolto molto semplice, perché ad esempio io l'ho ascoltato tramite Audible, l'applicazione di Amazon tipo per gli audiolibri. E ritengo che questo libro sia facile da leggere, veloce soprattutto da leggere, e ti dà delle chicche importanti che comunque ti insegnano come parlare, come risolvere certe situazioni, ci fa capire l'importanza della parola, dei gesti. Adesso non voglio stare a spoilerare troppo il libro, comunque una cosa che ho sempre pensato e sempre creduto è che per tenere un cliente a sé, quindi conquistare un cliente, non serve saper tagliare i capelli in questo caso perché parliamo di barbieri, non serve usare macchinette particolari, cose così, ma serve la parola. Quindi non concentriamoci solo sul taglio, ma impariamo a parlare, impariamo a trattare le persone e farcele amiche. Se vogliamo dare anche un voto a questi libri, io questo libro qua gli darei un bel 7, anche perché sono tanti consigli che secondo me sono tutti importanti, la maggior parte, e questo libro ti dà consigli veramente su tutto. Secondo libro di cui voglio parlarvi è Le armi della persuasione di Cialdini. Questo libro, raga, mi ha fatto impazzire, anche perché a me piace un casino vendere, e vabbè, quelle sono passioni. Tutti si concentrano sempre su questo taglio, si concentrano sul lavoro. Ragazzi, la vendita. Un barbiere per essere completo deve saper vendere, deve sapersi vendere, che è ancora più importante. Quando noi andiamo a fare cassetto, andiamo a contare il mensile, non guardiamo solo i tagli. Le vendite prendono un buon almeno, dipende poi dal negozio, 10, 15, 20% delle entrate. Poi adesso magari sono numeri esagerati, dipende sempre dal negozio in cui si è. Però secondo me è un buon arrotondamento. Ho notato che molti negozi non ci fanno manco più caso, però secondo me è fondamentale. Cosa intendo per vendere se stessi? Saper esporre la propria idea, saper vendere i propri pensieri, saper vendere se stessi proprio come lavoratore, quindi come barbiere. Quando noi stiamo parlando con un cliente non stiamo vendendo il taglio, ma stiamo vendendo noi stessi. Un'esperienza che il cliente deve voler rifare. Questo libro ti insegna tantissime chicche, tantissime strategie per vendere, alcune sono molto divertenti. Infatti, se dobbiamo dare un voto anche a questo libro, io darei un bel 8, dai, 8-9. Terzo libro che secondo me è incredibile, chi vuole aprire un proprio negozio e magari partire con questa nuova avventura, secondo me strategia oceano blu è fondamentale. Questo libro parla in poche parole di un immenso oceano rosso che rappresenta tutti i lavori già super commercializzati, lavori banali, ricchi di competizione, che possono essere i lavori tradizionali. E poi ci sono gli oceano blu, che sono tutti quei lavori che cancellano la competizione, entrano in nuovi mercati e creano una loro visione più del lavoro. Secondo me, anche questo, magari poi scrivetemi nei commenti se è sbagliato come pensiero, aprire un'attività e rischiare di andare contro a tutti questi barbieri, tutti questi parrucchieri, senza dare realmente qualcosa di nuovo, quindi una sensazione nuova, un servizio o qualcosa che comunque possa rendere particolare la tua azienda, il tuo negozio, rischiamo di ritrovarci in questo immenso oceano rosso, quindi competitività sul prezzo, quindi a gara di chi fa pagare di meno, oppure a gara di chi dà un servizio in più. Secondo me si deve fare qualcosa di completamente diverso che nessuno fa e che fai solo tu. E questa cosa in più fa partire un passaparola, che secondo me è una delle tattiche di marketing più importanti, cioè il passaparola è quello che porta effettivamente vendite, ti porta clientela in negozio. Comunque ragazzi, fidatevi, ve lo consiglio, leggetelo perché è una bella malloppa, ma è importante. Ho voluto anche mostrare questo libro perché secondo me, oltre a barbieri emergenti, che penso ci siano, anche perché per tutti quelli che mi scrivono, sicuro già lo so, penso ci siano anche dei barbieri un po' più avanzati che magari vogliono fare quel passo e sicuramente questo libro fa il caso vostro. Voto anche di questo libro un bel 8. Sono sempre lì coi voti, comunque vabbè.
Altro libro che veramente, questa è una malloppa incredibile, sono tipo 3000 pagine, no sto scherzando, però è davvero grande come libro, è una lettura molto lunga, è Le 48 leggi del potere. Allora, quando ve lo andate a comprare vi arriva veramente una bibbia così, però io lo sto leggendo in una maniera un po' più particolare, nel senso, ci sono appunto 48 leggi, 48 consigli che questo libro vi vuole dare, su tutto, quindi sulla vita in generale, e una cosa che faccio solitamente io è, prima di andare a letto, prendo questo libro, mi scelgo una delle 48 leggi, e mi sdraio, scelgo una legge, mi metto lì e me la leggo tutta prima di andare a dormire. Così la lettura inizia a essere un po' più leggera, anche perché se vi mettete là e iniziate a guardare le pagine, vi smontate e non lo leggete più. È un libro che vi può aiutare in tantissime situazioni, che può essere magari come saper parlare, come sapersi comportare con un titolare, come sapersi comportare con le persone, cosa poter dire, cosa non poter dire. Cioè, veramente anche questo parla davvero di tutto e per ora quello che ho letto mi è servito, quindi secondo me ve lo posso consigliare. Se proprio devo dare un voto a questo libro, anche perché è davvero lungo da leggere e per i consigli che dà, io do un 7, che comunque non è un voto basso, è un bel libro, raga. Ultimo libro, ma non meno importante, è Partire dal perché di Sinek. Questo libro parla specificamente di una sola cosa, ovvero come essere un leader. È importante essere un leader, soprattutto se si vuole diventare titolare di un negozio, ma soprattutto essendo che il nostro lavoro è a contatto con la gente di clientela, è a contatto con la gente proprio di colleghi, magari ci si può ritrovare con 3, 2, un collega, oppure come me che ce l'ho tipo 12. Saper gestire alcune situazioni, saper parlare e andare d'accordo con tutti non è mai facile, però questo libro vi può insegnare tantissime cose. Questo libro analizza le storie di tantissime persone di successo come Steve Jobs o Martin Luther King, comunque personaggi incredibili, e il punto di forza, la base di tutti questi leader alla fine è sempre solo uno: dare una motivazione valida per fare le cose, quindi sapersi comportare, dare quello che è da dare, è molto meglio a volte dare anche di più, però poi nel lungo periodo capirete che si può ottenere di più. Anche questo, raga, libro molto figo, ve lo consiglio, voto 8. E quindi ragazzi, questi sono i 5 libri che ho pensato di consigliarvi, fatemi sapere se vi piacciono e qual è il vostro preferito tra questi. Mi raccomando, lasciate mi piace, commenti, iscrivetevi, seguitemi su Instagram, vi voglio un bene dell'anima. Ciao raga, al prossimo video.